E lo dico con un po' di emozione, mi perdonerete, perché a mio giudizio questa sarebbe una sventura per il Comune, non certo per me, perché per me potrebbe essere anche un modo più semplice per operare rispetto a una gestione che è compromessa giornalmente da parecchio, diciamo, tempo che mi viene sottratto e che viene sottratto anche alla mia giunta. E non solo il tempo, ma anche le risorse rispetto alla richiesta continua da parte dei nostri creditori. L'indomani, dicevo, e riprendo, l'indomani, dicevo, ho avuto questa amarezza che è un'amarezza che coglie di sorpresa, ma non perché non sapevamo che la situazione era complicata, perché il nostro comune, e lo dico con forza, non lo dico per fare demagogia, lo dico perché questo senza ipocrisia, va intestato a tutti. Il nostro comune, quando dico il comune, io intendo l'amministrazione, il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, gli impiegati, tutti hanno fatto uno sforzo, il segretario generale, hanno fatto uno sforzo eccezionale per riportare questo ente a un ente pari a tutti gli altri. Per cui al di là delle ingiustizie da un punto di vista, ecco, morale, emotivo, lo ritengo ingiusto rispetto a quella che è una norma che, se viene emanata per cercare di salvare quei comuni che si trovano in determinate condizioni, non capisco perché non si possa applicare al nostro comune. Il dissesto, come voi sapete, e non la farò lunga perché non mi pare che sia il caso di farla lunga, il dissesto comporta determinate penalizzazioni che sono molto gravosi per la cittadinanza rispetto al fatto che, anche se è vero che siamo quasi al massimo delle imposte, con 0,6 IRPEF, con 0,4 prima casa IMU, 1,06 seconda casa e altri fabbricati, abbiamo l'83-84% di TARSU che abbiamo come percentuale e altre imposte che non sono quasi al massimo ma sono a un buon livello, ci toglie la possibilità a chi gestisce di poter modulare questi tipi di imposte in considerazione del fatto che tutto per 5 anni in modo irrevocabile andrebbe al massimo. Ma non sono soltanto queste le penalizzazioni. Le penalizzazioni per un comune in dissesto sono tantissime altre che non andiamo a enunciare perché mi pare che in questo momento noi abbiamo un barlume di speranza che non va assolutamente abbandonato. Ecco il motivo oggi di ricorrere a una procedura che, anche se in presenza di un dispositivo che è già pervenuto, di cui noi diamo atto nella delibera, e anche se deve arrivare una deliberazione da qui a qualche giorno che darà i motivi, io penso che, più che penso, ne sono certo, va trasmesso lunedì immediatamente alla Corte dei Conti, senza provocazione alcuna, perché ho chiesto già un incontro col Presidente della Corte dei Conti, la dottoressa Arrigoni. Spero che mi sarà concesso, perché come sindaco e ufficiale dello Stato chiederò tutti gli strumenti possibili per avere questo incontro. E non sarà, per cui, anche per alleggerire questo tipo di deliberazione, che non è e non vuole essere assolutamente un atto di superbia, arroganza rispetto a una sentenza, perché le sentenze non si discutono, le sentenze siamo obbligati a rispettarle. È evidente che se noi, come è vero, abbiamo fatto sì che una Corte si riunisse per un'ora in Camera di Consiglio, sicuramente la questione non è quasi così sicura. Noi formavamo sicuramente un motivo di giurisprudenza, cioè avremmo sicuramente, e in questo momento siamo in un caso che è unico e raro, perché non ce ne sono casi come quello nostro, perché anche il Comune di Milazzo, che si trova nelle nostre stesse condizioni, io ho studiato la vicenda del Comune di Milazzo, al Comune di Milazzo la pronuncia è arrivata il 4 dicembre e in ogni caso non hanno chiesto nessuna ordinanza istruttoria. E vi aggiungo anche che giorno 13, lo stesso giorno che io mi sono dovuto presentare a Palermo alla adunanza, io ho avuto fatto una serie di richieste, mi sembra 11 chiarimenti, e per cui la Corte ha deciso quel giorno sulla base di tutto quello che ha preso durante i 20 giorni l'ordinanza istruttoria, tra cui bilancio, misure correttive, e anche con i chiarimenti. Speriamo di non portarla, diciamo, in forma di. Non c'è nessuno scontro, ripeto, tra noi e la Corte.
La richiesta verrà, ed è, lo chiarirò personalmente, la richiesta va fatta alla Corte e al Ministero, noi chiederemo al Ministero che si pronunci e penso che sia anche il caso che venga interessato la vicenda direttamente, non sto esagerando, ma lo dico concretamente, che cosa passo che io farò, anche il Ministro degli Interni. Questo perché lo dico? Lo dico perché, ripeto, ci troviamo in una particolare situazione. Questa disposizione vale per tutti i comuni che a decorrere dalla presente legge non vale per quelli che hanno ricevuto le misure correttive dalla presente legge in poi. Noi l'abbiamo ricevuto prima e per cui la procedura si azzera. Per cui io faccio un appello al Consiglio Comunale. Al di là di ogni appartenenza, avevo anche chiesto di incontrare l'opposizione, ma più bell'incontro in Consiglio Comunale, più trasparente davanti alla gente, davanti alle telecamere, davanti a chi ci ascolta via radio, io penso che non ce n'è, perché gli incontri separati possono sembrare che ci siano inciuci, ma su queste cose e su altro voi sapete che con me non ce ne sono, come io rispetto voi rispettate me e c'è un discorso anche molto trasparente. Io penso che con la puntualizzazione che voglio chiarire alla mia maggioranza, con la puntualizzazione che questa non è una provocazione, uno, non è uno scontro, due, che la città deve tentare fino alla fine ogni strumento, tre, io penso che un voto unanime, e lo faccio come appello, che non è un voto al sindaco Lapunzina, ma è un voto alla città, su questa deliberazione darebbe forza al documento e forza al ragionamento che noi stiamo facendo anche in virtù di una legge salva comuni che è stata fatta proprio per evitare che alcuni comuni non vadano al dissesto. Guardate che se noi presentiamo una procedura di riequilibrio finanziario, concludo, in 10 anni, saremo ogni anno all'attenzione del Ministero, perché il Ministero c'è una commissione che ci controllerà e dirà se noi abbiamo raggiunto l'obiettivo oppure no. Ci saranno responsabilità immense sulla mia persona e sugli assessori che sono insieme a me, immense, perché noi altri abbiamo obiettivi che dobbiamo per forza raggiungere, perché sennò paghiamo poi danni erariali. Però in 10 anni io sono convinto che il Comune di Cefalù ce la può fare. Grazie. Grazie signor Sindaco. Ci sono interventi dei colleghi consiglieri? Come dobbiamo procedere, Presidente? Come abbiamo sempre fatto, con domande, certo. Poi interventi e poi... Se vuole porre una domanda, il Sindaco, che è anche l'assessore al bilancio. Ok. Quindi... Io ho una prima domanda, voglio fargliela. Prego. Allora, mi sono trovata ad accompagnare il Sindaco, diciamo, alla Corte dei Conti nelle tre adunanze. Io una domanda volevo fargli, come mai questa seduta non è stata convocata, diciamo non dico l'8 dicembre, ma il 9, il 10, l'11, il 12? Se mi può rispondere brevemente perché mi serve poi per... Prego, signor Sindaco. Sì, glielo dico subito, noi abbiamo avuto conoscenza, guardi, le rispondo dicendo che ho avuto la confidenza che la Corte dei Conti ha approfondito questa norma lo stesso giorno dell'adunanza. Alcuni funzionari della Corte dei Conti hanno approfondito quella norma lo stesso giorno. Io l'ho fatto 2 giorni prima e ci serviamo di 2 avvocati in questo momento, 2 avvocati. E evidentemente sono norme un po' particolari rispetto al fatto che, come lei sa, gli approfondimenti sono sempre in progress. Anche oggi ho fatto alcuni approfondimenti anche con l'aiuto di altri funzionari e io le devo dire che stasera sono ancora più certo che noi abbiamo ragione. Più certo di ieri. Evidentemente questo tipo di decisione che è maturata, lo abbiamo scritto anche nella delibera, se lei vuole lo posso anche esplicitare, lo può leggere lei stesso, cioè abbiamo chiesto conforto e abbiamo avuto poi anche la possibilità di approfondire e avere la certezza che lo possiamo fare. Non è nulla di... quando esce una legge non c'è una scadenza per cui uno deve immediatamente... Noi non siamo oggi fuori da quella norma oppure è arrivato il dissesto perché non abbiamo fatto la delibera. Questo glielo voglio chiarire perché è evidente che è importantissimo.
Su questo non ci sono dubbi. Cioè non siamo fuori o siamo andati in dissesto perché non abbiamo fatto la delibera. Perché io l'ho fatto scrivere a verbale la prima e la seconda volta. Noi siamo fuori rispetto a un'interpretazione che la Corte ha dato e che motiverà. Cioè io ho avuto modo, consigliere Passina, Patrizia, io ho avuto modo di, informalmente, lo dico sempre informalmente, di avere notizie, perché mi sono lamentato il giorno che ho ricevuto la notizia che siamo in dissesto, perché non è stata accettata la procedura 243 bis, di sapere che a giudizio di chi presiedeva la Corte e a giudizio della Corte, noi non rientriamo in questa procedura. È evidente che non si tratta allora del fatto se c'era o non c'era la delibera. C'era il fatto che la Corte sostiene che non ci può far arrivare alle misure straordinarie. Ma allora io dico, il mio malcontento e la mia, e concludo perché le metto brevemente, è quello che io sono anche molto molto insoddisfatto, è il fatto che la Corte non ha visto, e non glielo dico perché mi chiamo la Punzina, non ha visto questo cambio di rotta. Cioè, leggeremo le motivazioni, sappiamo che i debiti sono 12 milioni, ma un comune che in 120 giorni approva 4 rendiconti, 2 bilanci, mette i conti in ordine, approva un bilancio che è in equilibrio, paga 380.000 euro di debiti, ottiene una rateizzazione per 1.200.000 euro in 36 mesi a 33.000 euro al mese senza interessi, presenta per la prima volta dopo 3 anni un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti e la delibera che segue sarà... Io penso che non c'è stato mai un'amministrazione di questo comune che in 4 mesi, mai, possiamo andare a controllare in tutte le delibere, ha fatto così tanto lavoro. Grazie anche a voi. Non lo dico perché vi voglio, ve l'ho detto davanti alla Corte e ve lo ripeto qui. Grazie anche a voi che non avete assolutamente chiesto il rispetto dei regolamenti. Per cui do atto a tutti, ma devo dare atto pure che la Corte dei Conti, e non c'è sfida nei confronti della Corte dei Conti, poteva dare quei 6 mesi di tempo che noi abbiamo chiesto nella deliberazione, ve lo ricorderete tutti, che è stato anche un avviso che ci ha fatto il Collegio dei Revisori dicendoci che noi avevamo 6 mesi di tempo. Noi chiedevamo almeno questo. Per cui, ripeto ancora una volta, rispondendo alla sua domanda in modo molto sintetico, perché avevamo approfondito, io mi sono avvalso la facoltà anche quella sera, ma penso che questo debba essere fatto ed è una possibilità perché deve essere data a tutti i comuni siciliani, italiani. Consigliere La Rosa, prego. Grazie Presidente. Una domanda al Sindaco. Io vorrei sapere una cosa, Sindaco, se possibile. Lei ha detto che ha approfondito 2 giorni prima dell'adunanza la possibilità, diciamo, di poter... No, aspetti, Sindaco. Ho dimenticato anche... Poi sì, integra, sì, gentilmente, sì. Grazie. Io però, se lei ha come dire, approfondito e quindi ha rilevato la possibilità di poter poi andare davanti alla Corte dei Conti a chiedere la possibilità di poter diciamo, rientrare in questo decreto, allora mi perdoni, doveva anche approfondire il fatto che non era lei che era competente davanti alla Corte dei Conti ad andare a fare una richiesta del genere, perché come lo stesso Presidente, e ho sentito con le mie orecchie, le ha risposto, ha detto chiaramente che è il Consiglio, sì giusto Bertozzi, diceva che è il Consiglio Comunale che deve come dire, promuovere questa richiesta, quindi per esempio io, il Presidente mi permette. No, l'ho sentito io, scusi. No, l'ho sentito io, Sindaco. Abbiamo anche la registrazione. No, no, abbiamo anche la registrazione, Sindaco, perché noi siamo andati muniti. Sì, abbiamo la registrazione. Il dottore Bertozzi, per la precisione, ha detto, tenga a precisare che la sua non è una sua manifestazione di volontà, ma è una manifestazione di volontà del Consiglio. Nulla toglie, non è che ha detto niente. Dico. Però è una cosa, ma era un passaggio, perché giustamente, visto che lei mi dice che ha approfondito 2 giorni prima, allora doveva approfondire, secondo me, anche che era la competenza del Consiglio Comunale di dover andare a manifestare questa richiesta. Quindi lei ha messo giustamente, ha fatto benissimo di mettere a verbale la sua richiesta come primo cittadino, però non so che valenza possa avere. Sì, grazie Sindaco.
A me dispiace che stasera si sta facendo questo discorso, perché ripeto, sono pronto a... Io mi assumo sempre le responsabilità in prima persona, senza mai fuggire alle responsabilità. Non è questa la motivazione per la quale noi, se rientriamo o non rientriamo nell'articolo 243 bis. È evidente che l'atto di indirizzo lo dà la Giunta al Consiglio e lo esprime all'esterno, per cui la competenza è del Consiglio Comunale. La legge entra in vigore l'8 dicembre, che è sabato, il 7 è venerdì, sabato, domenica, lunedì. E vi sto dicendo che lo stesso approfondimento che ha fatto la Corte dei Conti di Palermo è stata fatta la mattina del 13 in una riunione che si è tenuta alla Corte dei Conti tra i funzionari per approfondire questa norma. È chiaro che la competenza, e siamo qui di sabato per questo, che la competenza è del Consiglio Comunale, nessuno lo sta escludendo. E voglio sottolineare, sia al consigliere Messina che al consigliere Marco La Rosa, che non c'è nessun tipo di, da parte della Corte, negazione dell'accesso al 243 bis perché manca l'atto del Consiglio Comunale. Non è questo. Il fatto... Sì, no. Un attimo. Pensate voi se io mi volevo sostituire poi al Consiglio, sapendo che è la competenza del Consiglio. Voi sapete benissimo che l'esperienza che ho avuto da consigliere comunale mi fa capire che un conto è la delibera di Giunta, un conto è la delibera di Consiglio. Il fatto che io non posso nemmeno, dico, credetemi, io come ho chiesto questa convocazione di sabato avrei chiesto la convocazione immediata del Consiglio Comunale rispetto anche tra lunedì e martedì o mercoledì, prima del giorno di Santa Lucia, prima del giorno 13 alle 4, evidentemente il giorno prima almeno, per andare in Consiglio. Questo che stavo dimenticando, ve lo dico ora in diretta, la mia conferma sull'approfondimento che avevo fatto e che mi lasciava, come ha lasciato la Corte, destinandoci al dissesto, perplessi sull'applicazione o meno, è stata poi confortata dal ragioniere generale del comune di Catania, che io conosco, che è Santo Nocito, che io conosco per altre ragioni, perché ho conosciuto a Palermo, che quel giorno mi ha detto, secondo me, sindaco, lei questo accesso potrebbe tentarlo, potrebbe farlo, perché secondo me, tant'è vero che sono rimasti per aspettare, poi ci siamo sentiti in questi giorni più volte, perché questa è stata per noi una ciambella di salvataggio. Ora lo poteva essere, la Corte ha deciso di no, e come mi dicono anche i miei consiglieri di maggioranza, sindaco, le sentenze sono sentenze, nessuno si sta opponendo alle sentenze, perché noi non ci stiamo opponendo alle sentenze, stiamo producendo un atto sul quale vogliamo una risposta, ce la daranno o non ce la daranno non lo so, non è, su questo voglio chiarirlo, non è un atto di facciata, non è un atto di facciata, perché qui ci sono anche degli avvocati, e per cui io penso che quando dice che questa norma si applica dal giorno di entrata in vigore, io penso che si applica per quei comuni che da quel giorno in poi non si applica per quei comuni che da quel giorno in poi ricevono le misure correttive, io penso che noi altri ci potremmo entrare tranquillamente. Sono interpretazioni, è evidente che su questa interpretazione qualcuno si dovrà pronunciare, se oltre a pronunciarsi la Corte dei Conti si pronuncia anche il Ministero, si possa pronunciare anche su questo, io lo spero, lo aspico, un dirigente generale del Ministero degli Interni e possa dare un'interpretazione autentica a questa che è la norma, come anche, non disperiamo, anche altri organi, io penso che sia una cosa, l'atto serve, ripeto ancora una volta, nessuno voleva trascurare la valenza del Consiglio Comunale. Non so se io ho capito qual è la vostra... cioè dove volete arrivare, se me lo spiegate meglio magari io poi posso entrarci. Poi facciamo gli interventi. Vista la straordinarietà della seduta mi sembra che sia quasi imposta un po' di flessibilità, quindi... Sempre nella sintesi, chiaramente. Consigliere Messina, prego. Presidente, io sono molto sintetica, perché stasera non vuole essere un discorso
politico sul dissesto, non dissesto, avremo tempo, se malauguratamente così sarà, di discutere ampiamente su tutto questo. Però una cosa, nel dispiacere del sindaco tenevo a precisarlo, dice intanto mi conforta che di avere compreso bene quella sensazione che ha avuto quella sera, me lo conferma il sindaco, la Corte dei Conti non ritiene che noi possiamo rientrare in tutto questo, era quello che avevo compreso dalle parole del Presidente quando ci ha detto siamo in una fase di verifica, cioè siamo avanti, in una fase avanzata. Sì, cioè in fase terminale, diciamo, quindi ormai non rientrate più, non siete nell'accertamento. Quelle poche parole, le uniche che ha detto il Presidente della Corte dei Conti, mi sono rimaste impresse e così ho letto il 243 bis, cioè rileggendo il 243 bis mi sono ritrovata in questo. Ma di questo ne voglio parlare dopo. Il sindaco diceva mi dispiace che la Corte, io lo leggo così, non le nasconde, lei ha ragione sindaco, in questo che la sezione dell'autonomia ancora non ha emanato le linee guida, che ancora non c'è giurisprudenza, che ancora si sta molto discutendo, specialmente su quella frase che dice avvio della procedura, questo avvio. Per me l'avvio sono quei 60 giorni che già la Corte dei Conti ci ha dato, ma questo dico prescinde da poi una valutazione del tentare in extremis l'ultimo, diciamo, prendere l'ultimo salvagente. Questo dico prescinde da questo, è una mia convinzione. E me lo conforta quello che ha detto il Presidente e nella lettura io mi ci ritrovo, cosa che invece magari altri non leggono, ma io insegno storia e geografia, lì sono potuta arrivare negli approfondimenti che ho fatto anche io stanotte, oggi pomeriggio, da quando insomma abbiamo avuto questa notizia. Lei dice, sindaco, mi dispiace, mi commuovo per questo che la Corte dei Conti non abbia compreso il cambio di rotta. Io penso. No, diceva il cambio di rotta, nel senso non ha apprezzato gli sforzi compiuti da questo comune, da questo consiglio comunale e dall'amministrazione. È un rammarico, però lei lo sa benissimo, meglio di me, perché io ci sono entrata dentro questo mondo adesso, che la Corte non valuta i cambiamenti di rotta, ma valuta i documenti contabili. Evidentemente i documenti contabili non hanno convinto. E dalle poche battute del dottore Bertozzi, nel momento in cui ha chiesto «avete fatto un'indagine di mercato sulla vendita dei beni?», avete dato, si ricorda? Lo sai cosa è l'indagine di mercato? Tu lo sai? Certo che lo so. Cosa serve l'indagine di mercato? Ma l'indagine di mercato se... Mi ha chiesto prima se abbiamo fatto i compromessi, volevo sapere i compromessi. Questo l'ha sempre chiesto. Perché l'ha chiesto? Perché la Corte dei Conti... Ma non dico, non è stasera che dobbiamo parlare di questo. Dico, non ne parliamo stasera. Voi continuo col mio discorso. Appena leggeremo le motivazioni abbiamo tempo di approfondire. Anche se sapremo se hai ragione tu oppure magari... No, io non voglio né avere ragione né torto, mi auguro sempre di avere torto marcio, nel senso che spero che, vediamo che motivazioni daranno, spero, non lo so cosa ci potrà salvare, il miracolo, dico però... lei dice sempre grazie comunque a questa posizione che grazie al contributo dato in sede consiliare. Io stasera non è per dire gliel'avevo detto, gliel'avevamo detto, né ciascuno di noi aveva la bacchetta magica nel fare, però mi sarebbe piaciuto se lei stasera avesse detto un grazie per il contributo offerto, ma un contributo fattivo nell'ascolto che abbiamo chiesto e che lei non ha voluto mai... No, è verissimo, sindaco. Va bene. Le otto richieste che avete fatto per le misure correttive sono tutte inserite.
Sì, ma non ne abbiamo mai discusso. Dal comunicato stampa solo. Dite della Sailem perché del demanio. Va bene, perché del demanio là c'era tutta una questione diversa. Cioè non posso vendermi quello che è del demanio. Ma... Per carità. Però se l'ascolto è leggere un comunicato stampa e non interloquire con i consiglieri, peraltro lei sa benissimo che lì dove anche con provvedimenti che sono stati chiaramente impopolari, anche noi li abbiamo votati. Sindaco, abbiamo tempo per approfondire tutto ciò. Dico, no, io non avevo soluzioni né posso avere questa presunzione di avere la soluzione. Io penso che si formano delle squadre di lavoro, si forma una cabina di regia, non credo che tutto questo ci sia stato. Comunque dico, avremo modo di parlare di questo, di tutto ciò. Detto questo, relativamente a questo atto qui di stasera, questa delibera, questa procedura d'urgenza che, come mi conferma lei, non c'è di fatto, perché non riesco a capire la procedura d'urgenza stasera in cosa, perché dobbiamo procedere così velocemente e non aspettiamo invece comunque la pronuncia. Non vede il termine di scadenza. Ti rispondo immediatamente perché questa mi pare che sia una domanda che mi aspettavo. Prima di tutto devo dirti che l'analisi per sapere se è stata giusta o no la medicina che abbiamo dato, io penso che va fatta dopo che arrivano le motivazioni. A noi sono state chieste alcune cose. Rendiconto, riapprovate, l'abbiamo riapprovato, rendiconto 2010 l'abbiamo fatto, bilancio e rendiconto 2011 l'abbiamo fatto, abbiamo sbloccato 600.000 euro dallo Stato bloccati perché il Comune non rispettava più i bilanci, cioè non approvava i bilanci. Sono arrivati 600.000 euro proprio in questi giorni. Questa per me è stata un'altra boccata d'ossigeno, giusto? Abbiamo approvato il bilancio 2012. Poi il magistrato non si è convinto di che cosa? Ma voi avete dei debiti. Come fate fronte a questi debiti? Perché mi ha fatto un'altra domanda, non so se tu ti ricordi, mi ha detto, è sulla vendita all'ente parco che avete fatto? Perché il magistrato giustamente punta alla soluzione triennale. Noi il primo anno abbiamo preso un impegno che è un impegno minimo, abbiamo detto presentiamo le carte alla Cassa Depositi e Prestiti, 1,5 e 52. Stasera approveremo una delibera che ci è stata richiesta alla Cassa, perché dice dobbiamo andare in consiglio d'amministrazione. Mi manca questo pezzo di carta, me lo date? Scusate, pezzo di carta che è una precisazione, più che pezzo di carta, una delibera, me la date? E noi la forniamo. Per cui una parte di quello che abbiamo preso impegno col magistrato, consigliere, noi l'abbiamo quasi ottenuto, perché abbiamo presentato il mutuo per la prima volta. Poi noi abbiamo detto, pagheremo una parte dei debiti fuori bilancio col bilancio, io ho pagato finora 380.000 euro, se gli uffici lavoreranno questi altri 15 giorni con forza a riscuotere, vi devo dire che se rincassiamo entrate straordinarie, e che sono quelle che abbiamo messo, quelle somme che abbiamo messo al patrimonio, cioè sono la Tarsu ante 2005, vi devo dire che pagheremo ancora altri 130-140.000 euro di debiti, ne sono certo, va bene? Poi dopodiché abbiamo detto venderemo l'immobile all'ente parco. Su questo vi devo dire che la precedente amministrazione ci ha lasciato in eredità una certezza. L'immobile lo acquista l'ente parco. Io sono andato a trovare Pizzuto, il presidente, prima era commissario, mi ha dato tutte le carte, le ho presentate alla Corte dei Conti. Cosa c'era nelle carte? Inserimento dell'ente parco come acquisto nell'accordo di programma con i fondi strutturali del POR. Dopodiché me ne vado in assessorato e dico, questi fondi arriveranno, sindaco, fino ad ora non sono arrivati, ma voi lo acquisterete. È evidente che entro il 31 dicembre, ed ecco la domanda del magistrato, voi riuscirete ad fare il contratto, avere la somma in accertamento? Non ci riusciamo entro il 31 dicembre. Io ho detto nella relazione, se non riusciamo a vendere entro il 31 dicembre l'ente parco al Parco delle Madonie, lo vendiamo in lotto unico. Ma la domanda che tu hai fatta è un'altra. La domanda che tu hai fatto riguarda il motivo dell'urgenza. Scusami, pensavo che volevo precisarti un'altra cosa, ma non volevo prendere tempo. Quando arriva la motivazione della deliberazione, va contestualmente al prefetto.
immediatamente al prefetto. Il prefetto deve fare scattare i 20 giorni della diffida per andare in dissesto. È una corsa contro il tempo rispetto al fatto che lunedì questa deliberazione deve arrivare sul tavolo del Ministero. Deve essere interessato il capo di gabinetto del Ministro, perché per noi un'interpretazione fatta dal Ministero, senza che questa sia di contrapposizione alla Corte, ma è sempre un'interpretazione, è utile in un caso che è completamente al limite. Questo è un caso limite, perché io rispetto la lettura che tu fai del 243 bis, la rispetto, però la voglio fare insieme a te, la voglio fare insieme a te. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti provveda a decorrere dalla data entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6,2 del decreto legislativo, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive. Dice dopo l'entrata della legge. Noi abbiamo avuto quel termine prima, legato anche... Dunque è una particolare... Io penso che l'avvocato Iuppa, più tardi, quando interverrà, ci dirà cosa ne pensa, anche senza che lui vuole fare illegale. No. Io ho soltanto letto perché non ho fatto studi giuridici, per cui chiaramente non posso nemmeno supportare quello che ho letto. Allora io dico, l'urgenza nasce dal fatto che prima ancora che arriva la deliberazione, cara Patrizia, e ti invito ancora una volta, il sindaco ti fa un appello, all'opposizione, affinché questa delibera, con forza, senza provocazione assolutamente, perché lo chiarirò, venga approvata l'unanimità, aggiunga sul tavolo del Ministero della Corte dei Conti, prima che quella deliberazione arrivi al prefetto, che dovrà poi, come atto dovuto, diffidare il Consiglio Comunale entro 20 giorni a dichiarare il dissesto finanziario, perché lo dichiara il Consiglio Comunale. Penso di aver risposto ai motivi dell'urgenza. Vuole intervenire, consigliere Messina? Altre domande? Non vorrei che si creasse un dibattito, posso anche poi parlarne in oro col sindaco, perché mi verrebbe spontanea una domanda. Siamo giunti per dibattito. È spontanea nel senso, lei pensa che questa procedura o l'arrivo di questa pratica blocchi la Corte nel mandare la lettera al prefetto? Non mi alzo nemmeno e le voglio rispondere. Io voglio che se ne occupi la politica di questa cosa. La politica. Okay, va bene. Perché noi siamo qui a fare politica. Ci stiamo interessando del bene comune. Ed è un caso unico. Cefalù non può essere assolutamente lasciato al suo abbandono rispetto a questa situazione. Noi altri abbiamo... Tutti gli altri comuni, Bagheria, Modica, che ha un'enormità di debiti fuori bilancio, e Reggio Calabria, che c'era un'enormità, Catania, che ne ha pure, perché il comune di Cefalù soltanto, che ne ha tanti debiti fuori bilancio e ha anche molti potenziali, debba essere lasciato? Solo questo. Io dico, voglio che se ne occupi la politica di questa cosa. Ci sono interventi, colleghi? Signore consiglieri, ci sono interventi? Consigliere Barranco. Signor Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri. Questa sera, in effetti, è molto difficile per noi, perché questa ultima battuta che diceva il nostro sindaco era quella che ormai da ieri a mezzogiorno, quando ho saputo questa notizia, me la pongo continuamente. Cioè quella di dire e di pensare: i nostri politici dove sono? Non faccio riferimento ai politici cefaludesi. Faccio riferimento alla politica regionale e nazionale. Sono convinto che siamo stati lasciati soli, caro Sindaco, perché questa è la verità. Lei enunciava tutti quei comuni
che oggi possono sorridere rispetto a noi che dobbiamo piangere, perché li hanno salvati. Io penso così, caro Sindaco, e me lo consenta, parlo da uomo politico, da consigliere comunale, e penso come sta funzionando la politica in questo momento in Italia e a livello regionale. Mi sento abbandonato, quindi mi sento di dirlo quello che io sto dicendo. Noi ci siamo comportati in questi ultimi 6 mesi, caro Sindaco, così come lei ci ha chiesto, e abbiamo avuto collaborazione e pazienza da parte di questa opposizione. Spesse volte ci siamo lamentati, però alla fine abbiamo approvato quasi tutto ciò che l'amministrazione ci diceva per salvarci di questo maledetto dissesto che non l'abbiamo voluto certamente noi, questo Consiglio Comunale, posso anche dire questa amministrazione comunale. Votare, certamente. Avete votato tutto? Tutto. L'unico che non ha votato, caro Sindaco, un regolamento sono stato io, quando si è trattato del regolamento dell'IMU, perché per protesta me ne sono uscito, su 18 presenti, 17 hanno votato, io non ho votato, me ne sono uscito, ma sono subito rientrato per approvare le aliquote qui dentro, perché le aliquote le ho volute approvare in quanto pensavo che c'è quella gente che non riesce a pagare, perché non riescono neanche a mangiare in questi periodi, caro Sindaco. E mi premeva che la prima casa, non venisse toccata, ma lei già nel suo programma aveva quello di non farla toccare la prima casa. Ebbene, cosa voglio dire io? Voglio dire questo. Io questa sera non faccio l'intervento tecnico, perché se lei poi dirà che noi dobbiamo votare, penso che voteremo anche quest'altra deliberazione questa sera. Quello che a me preme dirle, signor Sindaco, è fare un discorso politico. I cittadini hanno, come dire, il dovere di sentire e di capire quello che è successo in questi ultimi anni a Cefalù. E io voglio partire dalla prima sindacatura diretta che c'è stata a Cefalù, quella del professore Alfredo Mario Lagrua, il quale è stato il primo sindaco ad essere eletto direttamente con un suffragio di 5.164 voti, caro Sindaco. Ebbene, già questi debiti c'erano allora, perché noi ce lo siamo detti più volte in questo momento. Partono da lontano 1974, non è che partono da adesso, e poi si sono susseguiti sempre nel tempo. Cosa hanno fatto questi sindaci? A partire dal professore Alfredo Mario Lagrua, che già se lo ritrovava questo sul groppone. Poi è venuta Simona Vicari per un decennio, dal 97 al 2007, portando anche lei numeri significativi nelle elezioni, portando per la prima volta 4.800 rotti voti e per la seconda volta quasi uguali. Quindi un popolo ha dato il consenso, ha dato il voto a questi nostri sindaci che si sono susseguiti. Ad onor del vero devo dire su Simona Vicari che sono stato uno dei fautori a volerla per la prima volta a Cefalù, nel primo suo quinquennio. Si è mossa benissimo, ha realizzato tante cose. Non ce lo dimentichiamo quello che era lo Spinito prima. Grazie anche a Simona Vicari si sono fatte tantissime altre cose. Io queste cose me le ricordo, sono memore di questa cosa, perché le ho attraversate in quanto allora ero un impiegato di questo comune della città di Cefalù. Quindi
è venuto poi il secondo quinquennio, purtroppo ha fatto degli errori, ha valutato male quello che era la sua politica nella nostra città, a cominciare dalla vendita che è stata fatta dell'energia elettrica che noi gestivamo benissimo e avevamo sempre un fondo di cassa, che oggi, caro sindaco, non ce l'abbiamo più noi questa cosa. Quindi, vede, i politici in un certo senso oggi avevano il dovere di correre al nostro capezzale, anche da parte nostra, della nostra stessa opposizione, perché siamo stati per tantissimi anni qui dentro maggioranza, per tantissimi anni. E poi arriviamo alla fine, il quinquennio di Pippo Guercio, per me è stato il quinquennio più distruttivo della nostra città. E lo devo dire a chiare lettere, perché alla fine lui non è riuscito a fare nulla, solo nell'ultimo anno ha avuto il potere di mettere a spasso tutto l'artigianato edilizio di Cefalù, caro sindaco. Glielo devo dire questo, perché hanno voluto fare un cambio, non lo so se sono stati i dirigenti stessi direttamente, cioè mi riferisco in questo caso e in questo passaggio che sto per dire all'architetto Giovanni Larbarbera, trasferendolo al comune di Lascari e portando verso di noi un accio urbanista, perché di tutte e due urbanisti si trattava, l'architetto come si chiama? Scialabba. Benissimo. L'architetto Scialabba, io non so il compito che c'ha in questo momento, lei magari in questo potrà pensare, sindaco, dice, ma che c'entra tutto questo? È un discorso concatenato, caro sindaco, perché le dico questo, dal momento in cui questo architetto Scialabba non subentra all'architetto Larbarbera, quindi si occupa di urbanistica, e noi abbiamo un ingegnere, l'ingegnere Duca, che ha vinto un concorso ed è passato a Cefalù per mantenere gli uffici dei lavori pubblici, oggi noi ci ritroviamo ad avere la città ferma e la gente protesta, perché io devo dire, da quella parte di questo nostro funzionario si susseguono determine, prima che la pensa in una maniera e poi ritira la determine perché la pensa in un'altra maniera. Quindi Cefalù da dove deve partire? Da dove si deve sollevare? E vengo a lei, caro signor sindaco. No, non mi candido alla Camera io, non ho questa necessità. E poi vengo a lei, signor sindaco. C'entra questo discorso, perché è un discorso economico questo, caro sindaco, e se noi altri siamo ridotti in questa maniera, oserei dire, scusatemi, con il culo per terra, siamo proprio per questi motivi, caro consigliere Barranco, la prego. E allora le dico questo, sindaco, noi questa sera come opposizione penso che saremo nuovamente compatti e lo aiuteremo per l'ennesima volta, così come abbiamo fatto per questi 6 mesi, caro sindaco. Lo aiuteremo per l'ennesima volta, perché noi crediamo e non vogliamo affossare la nostra città, vogliamo che se c'è un lumicino di possibilità, noi dobbiamo uscire fuori da questa storia. Però, caro sindaco, lei deve garantire, no a Gioacchino Barranco o ai 20 consiglieri comunali che siamo presenti qui, sia quelli della maggioranza che quelli dell'opposizione, la città, lo sviluppo di questa città deve partire pure di queste cose che gli ho detto un momento fa io, perché se parte da questo il movimento economico si muove per tutti. Si potranno abbassare poi di una piccola percentuale gli albergatori, la tassa che oggi pagano, e noi questo gliel'abbiamo detto nel passato quando l'abbiamo approvato. Nel momento in cui lo potremo fare, lo faremo. Ma se le condizioni sono quelle, che la Corte dei Conti e i nostri politici purtroppo non ci hanno aiutato, io vedo poca luce dinanzi a me, vedo poca luce. Ma faremo l'ultimo tentativo, caro sindaco. Faremo l'ultimo tentativo. Grazie. Grazie, consigliere Barra. È stato rinviato a giudizio.
Iuppa, non c'è stato, non c'è motivo, signor Sindaco, non c'è motivo del contendere, consigliere Iuppa, non c'è motivo del contendere. Interventi?